Facebook Ads e ad account bannati, e soprattutto come puoi evitare di farti bannare anche tu le inserzioni pubblicitarie e gli ad account, il business manager, tutto ciò che riguarda le inserzioni pubblicitarie sono gli argomenti di oggi di questo video. Ma prima di tutto, giveaway, quindi andrò a regalare il mio personale ebook Montana e-commerce ebook, che ti permetterà di fare il salto di qualità con il tuo e-commerce business di dropshipping. Infatti, all'interno del mio ebook troverai la lista di tutte le app consigliate da me personalmente, che utilizzo per i miei negozi su Shopify. Avrai a disposizione una lista dei migliori brand internazionali di private label che vendono con Shopify, e anche dei migliori negozi dropshipping dai quali puoi carpire le migliori tecniche e strategie per avere successo con il tuo negozio di dropshipping. E come se non bastasse, all'interno del mio ebook e-commerce troverai anche la lista dei settaggi che devi utilizzare, che utilizzo io personalmente per tutti i miei negozi Shopify. Quindi sarai in grado di ottimizzare il tuo funnel di vendita attraverso Shopify per quanto riguarda il private label e il negozio di dropshipping. L'unica cosa che devi fare per partecipare al giveaway, quindi al concorso gratuito, è scrivere giù nella sezione commenti, proprio qua sotto questo video, l'hashtag Shopify Dropshipping tutto attaccato, e ogni giorno in maniera casuale verrà scelto il vincitore del Montana e-commerce ebook, che riceverà gratuitamente l'ebook con tutte le informazioni al suo interno. Inoltre, abbiamo deciso di dare ancora più valore alla community e-commerce italiana, mettendo in palio nel giveaway anche il Montana Dropshipping Formula Starter, ovvero il miglior programma avanzato in lingua italiana per iniziare a guadagnare fin da subito con il dropshipping tramite Shopify, e verrà dato gratuitamente, sempre tramite un sistema di selezione casuale. E anche per questo concorso gratuito devi scrivere sotto giù nella sezione commenti sotto questo video l'hashtag Shopify Dropshipping, seguirmi sul mio profilo Instagram Stefano Montana Real e iscriverti gratuitamente sul mio sito web montanabusinessonline.com. Quindi non procrastinare, l'unica cosa che devi fare adesso è commentare qui sotto hashtag Shopify Dropshipping per avere la possibilità di ricevere questi regali incredibili che ti aiuteranno tantissimo con la tua attività e-commerce di dropshipping. Facebook Ads, inserzioni pubblicitarie bloccate, business manager bloccati, account personali completamente bannati, come è successo nel mio caso, soprattutto durante questo periodo, tutto bloccato, non posso più fare pubblicità personalmente. Ora vediamo esattamente come evitare tutto ciò e come devi assolutamente evitarlo anche tu, perché una volta bannato il profilo Facebook in generale, non puoi più fare pubblicità. Quando vieni bannato, allora ci sono diversi step. Partiamo per chi magari non è così esperto di inserzioni Facebook. Ci sono diversi livelli che possono essere bannati, ok? Partiamo dal livello principale. Account personale, quindi voi aprite, tu ti apri il tuo account Facebook, il tuo account personale Facebook, Stefano Montana, ci metti tutte le tue foto, le tue cose, e quello è l'account personale, ok? Quello è il livello massimo che possono bannarti, cioè se ti bloccano quello, come è successo a me appunto, in quel caso non puoi proprio più fare pubblicità con quell'account pubblicitario. Non è che ti cancellano l'account, quindi ancora tutte le tue fotine, tutto, tutti i tuoi post, tutte le tue cose. Tuttavia, dal lato del business, quindi per quanto riguarda la parte del cash, del money, non puoi più fare pubblicità. E questo per qualsiasi imprenditore che utilizza Facebook, soprattutto per quanto riguarda l'e-commerce, è fondamentale. E capisci bene che è un danno incredibile. Ora, prima regola in assoluto è capire che a Facebook non gliene frega assolutamente nulla di te, della tua attività, di quello che fai, perché tu sei solamente un pesciolino in mezzo a un oceano, ok? Una goccia in mezzo all'oceano, sei comunque il nulla. Quindi non è che lo dico per scoraggiarti, ma è così. Tuttavia, questo non vuol dire che tu non puoi guadagnare, anzi, cioè la cosa bella è che tu, grazie a Facebook, anzi, devi utilizzare Facebook, principalmente anche YouTube e gli altri social media, ma Facebook in particolare è il più ottimizzato per il momento, secondo me è il più avanzato per quanto riguarda il tracking, quanto riguarda le conversioni, comunque ottimizzato veramente bene.
Tuttavia, la possibilità adesso, dato che Facebook costa così poco, cioè costa veramente qualche euro per raggiungere migliaia di persone, devi assolutamente buttarti su Facebook e imparare tutto ciò che riguarda la pubblicità sulle inserzioni Facebook. Ora, la cosa che dobbiamo assolutamente capire è che una volta bannato l'account Facebook, tu non puoi più fare pubblicità, ok? A livello maggiore, abbiamo detto. Poi cosa succede? Andando più basso, diciamo, facciamo finta che c'è una piramide, quindi l'account personale è proprio la cima, la punta della nostra piramide per grado di importanza. Successivamente abbiamo il business manager. Business manager, per chi non lo sapesse, è semplicemente la struttura che ci permette di creare inserzioni. Possiamo creare gli account pubblicitari all'interno, possiamo collegare la pagina Facebook, possiamo collegare l'account Instagram, inserire dati di fatturazione dell'azienda, possiamo brand safety, possiamo collegare il dominio, possiamo fare tutto al business manager. Ogni business manager può essere creato, cioè ogni account personale può creare due business managers, ok? Certi dicono di più, certi meno, però per quanto mi riguarda il limite per me in generale è sempre stato due, o quello che ho notato, e quindi il business manager è, diciamo, il secondo livello della nostra piramide, dove noi principalmente amministriamo tutto. Proprio adesso anche c'è la Facebook Suite, certi ce l'hanno, io per esempio non ce l'ho, ma è comunque una cosa che stanno implementando da poco, che hanno implementato da poco. E in generale dal business manager tu puoi organizzare tutto, quindi capisci bene che dopo se ti bannano l'account personale, ovviamente è finita la vita per quanto riguarda le Facebook Ads. Poi il secondo grado, il grado successivo, è il business manager. Quindi in quel caso però ne puoi avere due, quindi se te ne bannano uno, in teoria c'è l'altro di backup, quindi puoi essenzialmente salvarti, quindi puoi ancora continuare. È come se ti dessero un'altra possibilità, puoi continuare a fare pubblicità, ok, con l'altro business manager. Tuttavia, all'interno del business manager scendiamo ancora più sotto della nostra piramide e troviamo gli account pubblicitari. Quindi questi account pubblicitari sono degli account ad accounts dove tu all'interno puoi creare inserzioni, quindi in italiano si chiamano, cioè la sezione gestione inserzioni, dove tu appunto crei all'interno dell'ad account le tue inserzioni, quindi crei la tua campagna, poi crei il gruppo inserzioni o adset, poi infine crei l'inserzione, quindi l'ad, ok, l'ad vero e proprio, l'immagine, il video, eccetera eccetera. Quindi in quel caso possono bannarti anche gli ad account. Ora, gli ad account inizialmente quanti ne puoi creare per ogni business manager, perché ogni business manager ha i suoi ad account, ok? Immaginatevi comunque una piramide dove c'è appunto il primo posto, abbiamo detto account personale, poi c'è sotto ci sono i due business manager, poi ancora più sotto per ogni business manager ci sono gli account pubblicitari, ok? Quindi Facebook in quel caso può anche bannare l'account pubblicitario, quindi quell'account, magari tu hai in un business manager tre account, anzi questo è un suggerimento che do a tutti, che spiego anche nei miei programmi avanzati su montanabusinessonline.com, che devi assolutamente creare il prima possibile più ad account possibili, ok? All'inizio, appena inizierà a spendere i tuoi soldi, sicuramente mi pare che il limite è uno. Poi più spendi e più ti permette di creare ad account, mi pare che il limite sia 50 massimo, però devi spendere decine e decine di migliaia di euro, e se non centinaia, e dopo che hai speso centinaia di migliaia di euro hai la possibilità di creare 50 ad account, ok? Cosa che ovviamente io avevo, però mi hanno bloccato tutto, quindi mi hanno bloccato sia il personale, sia il business manager, sia gli ad account, e quindi in quel caso ti bloccano tutto. Quindi immaginate se crolla proprio il come lo definiamo, questa punta di questa piramide, la definiamo proprio come il fulcro del nostro Facebook business, del nostro business attraverso Facebook. Se crolla quello, crolla tutto quanto. Quindi un castello, ok, un castello di carte dove
alla base c'è appunto il nostro account personale, quindi una volta ti bloccano quello ti bloccano tutto, e poi c'è Business Manager, account pubblicitari, che sono in ordine appunto in grado di importanza, ok? Quindi dobbiamo assolutamente capire come funziona proprio la struttura delle inserzioni di Facebook. Questa ad account, questi account pubblicitari sono molto importanti, perché è lì che noi andiamo a giocarci le nostre carte con Facebook, quindi è lì che noi andiamo a diciamo a creare le nostre inserzioni, soprattutto è lì che le nostre inserzioni immagini, video, copy andranno a far storcere il naso a Facebook, ok? Soprattutto alle policy di Facebook. Quindi intanto, come abbiamo detto, gli ad account createne il più possibile, ovviamente lui ti dirà guarda, hai raggiunto il limite, però voi finché potete crearne, createne il più possibile. E ovviamente dovete sempre tenere d'occhio, quando create le inserzioni dovete sempre tenere d'occhio, anzi dovrete proprio studiarvela come se fosse la Bibbia, le normative, le policy di Facebook, ok? Sono molto, anzi in verità non sono molto chiare, però più o meno in linea generale ti fanno capire esattamente cosa va bene e cosa no. Per esempio, non puoi ovviamente promuovere armi o cose del genere, o prodotti hot o cose del genere, oppure droga o cose del genere. Comunque niente, anzi anche app di dating sono vietate, come pensare. Comunque c'è proprio la lista, voi andate normative pubblicitarie Facebook su Google, cliccate e noterete che c'è una bella lista che non dovrete assolutamente una lista di regole che non dovete assolutamente infrangere, perché quelle regole sono sacrosante, ok? Sono proprio il Vangelo di Facebook. Ora, il problema qual è? Che Facebook tantissime volte banna profili e pagine a caso, anche se tu magari hai fatto tutto perfettamente, c'è sempre qualcosa che ogni volta aggiorna e ti fa magari saltare tutto quanto, perché essenzialmente Facebook è così, ok? Un giorno si sveglia, cambia le policy, e dato che tu stai sotto a Facebook, comanda lui, devi assolutamente non fiatare, stare in silenzio e obbedire, oppure farti bannare, perché essenzialmente è così che funziona la vita, ok? Stare sempre sotto a qualcuno più grande di te per quanto riguarda il social media marketing, o in generale se vendi anche su Amazon, se tu vendi, fai Amazon FBA, sei proprio veramente sottomesso ad Amazon. Lui comanda, un giorno se ti chiude la categoria tu non puoi fare nulla, cioè tutto il tuo business va in frantumi. E ho conosciuto tante persone che hanno avuto questo problema, però in generale c'è sempre una soluzione, ragazzi, è proprio quello lo scopo, cioè è proprio quello il vantaggio di essere un imprenditore, ovvero saper risolvere i problemi in maniera migliore rispetto agli altri, e a quel punto vincere la concorrenza e guadagnare molto di più. Quindi non vi impanicate, non vi preoccupate, c'è sempre una soluzione a tutto, però ovviamente devi saperla trovare. Quindi nel caso di Facebook, torniamo a Facebook, comunque YouTube, Google, tutte queste grandi compagnie che hanno il controllo e il potere assoluto su di noi, sulla nostra vita praticamente, hanno una cosa in comune, ovvero che hanno queste policy che possono aggiornare sempre, continuamente, quando vogliono, e modificarti comunque il tuo marketing. Però niente di trascendentale. In generale sappiamo già, per esempio, che non puoi fare immagini prima e dopo. Quindi, per esempio, se tu stai vendendo, ad esempio, correttore postura, che ho venduto per un sacco di tempo, il correttore di postura non puoi mostrare. Mi ricordo che ai tempi, le prime ads, quando ero inesperto, mi bloccavano perché avevo le foto prima e dopo, quindi con la schiena curva, e subito dopo la foto con la schiena dritta, per far capire alla gente che il correttore postura ti raddrizza la schiena, ok? Cosa assolutamente da non fare. Oppure magari prodotti che fanno perdere peso, cose del genere, legati comunque alla salute fisica, personale, quelli sono strabannati. Quindi assolutamente, ragazzi, non fate queste cose, perché è veramente veramente brutto. Se poi Facebook vi banna, bisogna fare cambiare computer, usare VPN, internet, è un casino. Quindi cerchiamo evitare
meglio che curare, ok? Molto meglio direi, come in ogni caso, però quello che dobbiamo fare noi è appunto evitare in generale di essere bannati da Facebook e controllate sempre le policy, dovete controllare le parole, non potete usare parole negative come per esempio dolore, la parola dolore non piace a Facebook, guerra, pistola, ok, per esempio ci sono alcuni articoli che sembrano una pistola, non potete usare la parola pistola perché Facebook ti guarda male, ti blocca, pensa che stai vendendo armi perché lega tutte le armi. Comunque ragazzi, dovete un po' capire che in generale dovete fare un copy, ogni parola che utilizzate dovete essere attenti, deve essere sempre qualcosa di positivo, non dovete riferirvi alle persone direttamente, quindi non devi dire tu cosa fai, pesi 50 kg? No, non va assolutamente bene per Facebook, non devi scrivere questo nel copy, nelle tue inserzioni, perché Facebook, ragazzi, vi ricordo che quando tu crei un'inserzione va a controllare non solo il copy, va a controllare anche il video e va a controllare anche la landing page, quindi il vostro sito web. Se c'è qualcosa lì, in queste tre variabili, in queste tre appunto questi tre step del tuo funnel di vendita che non rientrano nelle policies di Facebook, a quel punto ti blocca, ok? Ti può bloccare inserzioni prima, poi se te ne blocca troppe, ti blocca l'account pubblicitario. Se ti blocca poi l'account pubblicitario, potresti rischiare di farti bloccare la pagina Facebook, ok? Ti blocca la pagina Facebook, non può più utilizzare quella pagina per fare pubblicità. Se poi ti blocca il business manager, non puoi usare il business manager, devi usare l'altro, poi alla fine l'account personale è finita la storia, poi devi usare l'account personale di un'altra persona, ok? Fare tutto da zero, nuovo e tutto quanto. Quindi prevenire è meglio che curare, soprattutto con Facebook, perché sono dei cani, ok? Cosa diversa tuttavia è pubblicare sulla pagina Facebook, anche in quel caso non potete fare come vi pare, però il problema nasce essenzialmente per le inserzioni, inserzioni proprio che andate a sponsorizzare a pagamento, lì dovete stare super attenti perché sennò succede il finimondo, se poi ti bloccano le cose, quindi mi raccomando focalizzarsi sul sempre sulla landing page tantissimo perché la controllano, sul video tantissimo che ovviamente è essenziale per il vostro marketing, anche immagini e sul copy, ok? Copy proprio parola per parola le dovete studiare, analizzare. Ovviamente metto anche a disposizione una lista di parole anti-ban che non devi assolutamente utilizzare per le tue inserzioni Facebook, la trovi su montanabusinessonline.com all'interno del programma avanzato. E ti ricordo che per partecipare al concorso gratuito giveaway dell'ebook Montana e-commerce ebook e del programma avanzato Montana Dropshipping Formula Starter devi scrivere qui sotto l'hashtag Shopify Dropshipping e avrai la possibilità di vincere gratuitamente tutto questo e molto di più anche seguendomi su Instagram Stefano Montana Real e iscrivendoti gratuitamente su montanabusinessonline.com. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo che ti metto proprio qui accanto.